Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video in collaborazione con la Raffaello Editori. Vi facciamo vedere qualcuno dei contenuti digitali compresi all'interno del bellissimo libro Spazio Arte. Metto il link per acquistarlo in descrizione, qualora foste incuriositi da questo magnifico testo di cui ho curato moltissimi contenuti digitali. Ciao a tutti, io sono Ombretta e oggi sono qui per approfondire con te. I pastelli sono dei colori fatti in pasta, come dice la parola stesso, e la pasta di cui sono composti è fatta di pigmento e vari leganti, detti anche medium. Questi leganti si differiscono da pastello a pastello e danno vita a pastelli differenti. Ci sono i pastelli naturali, quelli in cui il pigmento è legato semplicemente con una colla animale. Poi ci sono i pastelli a cera e qui il pigmento è legato alla cera. Quindi ci sono i pastelli ad olio, dove il pigmento invece è miscelato insieme all'olio. Queste diverse paste di colore vengono poi miscelate, data una forma tubolare, quindi il pastello ha sempre una sezione tonda, e quindi tagliati in piccoli tocchetti di colore che vengono fatti essiccare fino al raggiungimento di una durezza tale, quindi essiccazione completa, che ci consenta di prenderli, stringerli tra le mani e colorare. I pastelli naturali sono i pastelli più secchi tra i tre che vi ho citato. Infatti la loro mestica fatta di pigmenti e colle naturali li porta, dopo la loro essiccazione, ad essere molto asciutti. Rilasciano un tratto pulvirulento facilmente sfumabile. Sono bellissimi, sono molto vividi nel colore e possono essere usati sia da sfumati completamente che invece a tratteggio. Possono anche essere acquerellati. Pensate un po' che bello, una tecnica così variegata in un piccolo tocco di colore. I pastelli a cera invece sono mediamente grassi. La cera infatti ha un livello di grasso molto controllabile, lasciano un tratto ricco, sfrangiato e poco definito, molto vivido nel colore e leggermente sovrapponibile l'uno all'altro. Sono veramente belli da usare e sono molto vividi nel colore e quindi molto amati dai bambini. La loro caratteristica è anche il fatto di non sporcare, quindi sono molto comodi da utilizzare. Il pastello ad olio è il più grasso tra i tre. La sua mestica, appunto, pigmento e olio, lo porta ad essere molto grasso e molto unto. Ha un tratto vivido, morbido, grasso e nello stesso tempo può essere anche diluibile con essenza di trementina e dare un effetto quasi acquoso. È molto morbido, può essere sfumato anche col dito perché il suo grado di essiccazione non è mai totale, ma la sua pasta rimane sempre morbida e lavorabile anche con le mani. I supporti: il supporto più indicato per il pastello naturale è la carta, così come anche per il pastello a cera. Più possibilità di azione ha il pastello ad olio proprio per la sua forma grassa. Può essere usato su carta cartoncino, cartone telato e tela. Può essere usato anche in commistione con i colori ad olio per definire alcuni punti in maniera più specifica. Dopo la stesura, il pastello naturale, quindi il pastel, quello che chiameremo semplicemente pastello, avrà bisogno di essere fissato con uno spray ad hoc. Esistono infatti nei negozi di belle arti dei fissativi per pastello, oppure in maniera più casalinga da lontano potrete spruzzare un leggero strato di lacca per capelli. Questo aiuterà la polvere del pigmento a rimanere fissata sul foglio. I pastelli a cera non hanno bisogno di nessun fissativo, i pastelli ad olio invece possono essere fissati con qualunque vernice per i colori ad olio. In pratica i pastelli ad olio si comportano in maniera molto simile ai loro fratelli in tubetti, quindi possiamo comunque fissarli con le vernici per i colori ad olio. Pur appartenendo alla stessa famiglia, i pastelli si differenziano molto tra un genere e l'altro e sono destinati ad utilizzi molto differenti. I pastelli naturali sono più indicati per delle opere che siano delle opere delicate, soft, molto morbide, e sono più indirizzati a persone che già hanno competenze artistiche abbastanza sviluppate, perché non sono molto semplici da controllare, diciamo che quella polvere spande un po' ovunque. I pastelli a cera sono i più facili da usare, tant'è che sono indirizzati proprio ai bambini sin dalla prima infanzia.
infanzia, ma riescono a raggiungere delle bellissime performance se utilizzati con ingegno. Utilissimi nella tecnica del graffito, i pastelli ad olio invece sono dei pastelli indirizzati più che altro a chi vuole dipingere che non più a chi voglia disegnare. Si può anche disegnare col pastello ad olio, ma si è sempre tentati poi di sfumare, di creare delle ombreggiature, di passare con la trementina o col pennello. Quindi sono tre pastelli per tre esigenze differenti. Ora ti faccio vedere un metodo per pulire in maniera veloce e pratica i tuoi pastelli. Inserisci all'interno di un barattolo del riso qualunque. Quindi prendi i tuoi pastelli, mettili dentro, chiudi il barattolo e comincia a scuotere veementemente per qualche secondo. Alla fine tira fuori i pastelli e vedrai che saranno totalmente puliti. I pastelli, proprio per la loro forma pulvirulenta, tendono molto spesso a sporcarsi e questo è il metodo migliore per pulirli senza dover rinunciare a troppo strato di colore. Bene, spero che questi miei suggerimenti ti siano stati utili. Mettili in pratica, ma soprattutto sbizzarrisciti a provare le tecniche che ti ho spiegato. Vedrai quanto è divertente usare i pastelli in ogni loro declinazione. Noi ci rivediamo al prossimo capitolo.